Buonasera a tutti, cari amici. Ancora oggi, qui di martedì 9 giugno 2020, a Trani, partiti questa mattina con una bella giornata, ma siamo arrivati in un tempo abbastanza nuvoloso, poca pioggerella. Speriamo che rimanga tale e non diluvi come ieri. Ma il vero motivo per cui siamo qua, come indica il titolo di questo video, è il punto della Coppa Italia. Perché, come penso sappiamo tutti quanti, tra pochissimi giorni si inizierà venerdì, riprenderà il calcio italiano professionistico partendo appunto dalla Coppa Nazionale massima tra Serie A e Serie B. Andiamo a fare il racconto, il resoconto, un riassunto di quello che è stato il cammino delle quattro semifinaliste, ovvero Napoli, Inter, Juventus e Milan, dagli ottavi di finale fino appunto ad arrivare alle semifinali. Partendo dalle ottavi di finale, Napoli-Perugia 2-0, Inter-Cagliari 4-1, Milan-Spal 3-0, Juventus-Udinese 4-0. Nei quarti di finale la Lazio ha superato di misura 1-0. No, scusate, ho sbagliato, volevo dire il Napoli ha superato di misura 1-0 la Lazio. L'Inter ha vinto al Franchi di Firenze per 2-1. Il Milan, poker, nonostante le due reti subite, 4-2 al Torino. Roma-Juventus 1-3. Semifinali: nelle gare di andata, Napoli e Inter finì 1, cioè Inter-Napoli voglio dire finì 0-1, Milan-Juventus finì 1-1. Ricordo che venerdì 12 giugno ci sarà Juventus Milan alle ore 20:45 su Rai 1 e Rai 1 HD. Il giorno dopo, sabato 13 giugno, ci sarà Napoli Inter 20:45 sempre su Rai 1 e Rai 1 HD. Ovviamente il tutto sarà trasmesso con una presenza per il 90% dello stadio a porte chiuse, quindi ci saranno praticamente solo pochi addetti ai lavori. Staremo a vedere come predisponeranno il San Paolo il sabato e lo Juventus Stadium venerdì. Poi la finale, se non vado errato, la settimana seguente, mercoledì 17 giugno. Presumo sempre alle ore 20:45, sempre su Rai 1 e Rai 1 HD. Per quanto riguarda i marcatori, abbiamo Insigne del Napoli che è capolista con 3 gol, Dybala della Juve con 2, Calhanoglu del Milan con 2, Romero, Lukaku dell'Inter con 2. Quindi buone semifinali e buona finale a tutti, ricordando che, come anche parlando io con un amico che mi diceva potrebbe uscire anche una finale, che so, Napoli-Milan, Milan-Napoli, che quindi potrebbe dare a una delle due squadre, eventualmente in caso di vittoria della Coppa Italia, il pass per un biglietto per l'Europa League. Poi, ora non so, non ho letto delle notizie riguardo alla stagione successiva della Champions e dell'Europa League. Comunque, per il momento è tutto. Poi ci sarà anche un video sul campionato, per andare comunque a un video che diciamo preparerò un po' di roba in questi giorni, massimo settimana prossima, per quanto riguarda i recuperi e la prima giornata della ripresa della Serie A. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao, ciao.